In occasione del bicentenario della fondazione della diocesi di Nicosia e nell'ambito del Festival Culturale Arte, Comunicazione e Cultura del Bicentenario, Palazzo Riggio in via Fra di Testa a Nicosia ha ospitato la mattina di sabato 10 giugno l'inaugurazione della mostra di quadri Evanescenze Liquide della pittrice piemontese Nadia Presotto. Esposti in questa galleria d'arte che sorge nel centro storico di Nicosia una serie di acquarelli e oli su tela. La mostra è curata da Riccardo Fiscella, direttore della sede di Enna dell'Accademia Nazionale della Politica, e da Marcella Leonora, docente di lettere. Dai quadri della pittrice spicca un senso di liquidità che impreziosisce ed alleggerisce le opere di questa raffinata artista dal tratto sobrio e pregno di ricerca intellettualistica. L'inaugurazione della mostra è avvenuta alla presenza dell'artista Nadia Presotto, del sindaco Luigi Bonelli, dell'assessore Ivan Bonomo, del giornalista e scrittore Magdi Cristiano Allam, dei curatori della mostra Riccardo Fiscella e Marcella Leonora. La mostra gode del patrocinio dell'Ufficio Pastorale della Cultura della Diocesi di Nicosia, dell'Accademia Nazionale della Politica, sede di Enna, e dell'IRSAF, l'Istituto Ricerche Sociologiche e Studi Alta Formazione. La mostra sarà visitabile con ingresso libero dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 20.30, dal 10 al 18 giugno 2017. Abbiamo sentito il curatore della mostra, Riccardo Fiscella. Cosa aggiungere sulla mostra della signora? Evanescenze liquide. Chiaramente quando lei ci ha proposto di venire giù, ci ha proposto una serie di acquerelli e anche delle tele. Ma quello che in questi acquerelli, e quando così li abbiamo disegnati insieme a mia moglie, a Marcella, che insieme abbiamo redatto questa recensione, abbiamo notato questa freschezza appunto degli acquerelli stessi, frutto potremmo dire di lumeggiature che a volte con gradazioni che di intensità a volte più chiare, a volte leggermente più oscure, con l'effetto, mi spiegava, del bagnato su bagnato, una tecnica molto difficile che oggi non si utilizza più, impregna la porosità della carta e quindi con le sue pannellate esclude quelli che sono normalmente i bozzi preparatori o anche i cosiddetti disegni che preparano il dipinto. È bellissimo perché dà un senso di liquidità che viene esaltato proprio da questo acquerello in una dimensione sovrannaturale, l'infinito, lo spazio. E quindi l'abbiamo apprezzato moltissimo e speriamo che possa essere l'auspicio di un buon inizio, di una collaborazione magari in Sicilia, nella nostra terra, e l'augurio di successi chiaramente importanti ancora di più. Grazie.